tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeup Angels, un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Per questa settimana, visto che siamo proprio nel procinto dell'estate, proprio lì lì, che adesso fa caldo e tutto, abbiamo intenzione di farvi vedere la nostra base viso, quindi la base viso delle Angels. Ovviamente ognuno di noi farà la base come gli viene meglio, diciamo così, e quindi subito dopo il mio video dovete andare assolutamente a vedere cosa hanno combinato sia Betty che Fabiana. Allora, io vi faccio vedere il mio viso. Questo è il mio viso al naturale, non ho niente, proprio niente, niente, niente sul viso, e vedete bene che io non ho discromie proprio da nascondere. L'unica cosa che tra virgolette non mi piace è il fatto che ci siano degli aloni. Ci sono degli aloni proprio tipo attorno alle labbra oppure negli occhi, vedete la discromia della palpebra. Ho solo questi difetti tra virgolette, niente proprio da nascondere effettivamente. Infatti mi capita spesso di, specialmente se c'è caldo proprio forte, di non fare la base, ma assolutamente trucco abbastanza particolare gli occhi e poi metto tipo i blush, l'illuminante, queste cose, la terra, metto le polveri senza mettere fondotinta effettivo. Però vi faccio vedere proprio una base che io di norma faccio se proprio devo uscire o devo sbrigare determinate cose. Allora, non trucco gli occhi perché non mi serve farvi vedere un make-up occhi in questo momento, e quindi automaticamente posso anche passare avanti per quanto riguarda gli occhi, perché di solito io faccio prima gli occhi e poi la base viso. Allora, io inizio assolutamente con mettere la crema, quindi la protezione. Adesso questa, quello che ho preso è la 30, però se avete la protezione, se potete prendere una protezione abbastanza forte è meglio. Perché vi dico questo? Io ad esempio ho il tatuaggio alle labbra, e ho anche, che deve essere modificato, e ho anche il tatuaggio alle sopracciglia. Automaticamente l'esposizione al sole potrebbe dare anche un pochettino fastidio, però io li proteggo, e quindi ho comprato anche una specie di cremina per metterla proprio se devo stare esposta al sole, cosa che non mi capita. Questo è il mio colorito naturale, però può capitare. Allora, iniziamo col mettere la crema. La crema ha una profumazione pazzesca, un profumo strepitoso. Mettete sempre la crema quando vi mettete al sole e tutto, perché è come una protezione che riguarda il proteggere la vostra pelle e tutto. Io ne metto sempre abbondante. Perché? Perché avendo una pelle secca, il mio viso proprio assorbe tutta la crema che io metto. Io la metto anche nel collo, spostiamo i capelli, la metto nel collo perché mi serve. Questa crema viene assorbita in una maniera esagerata. Di solito io metto la crema, poi metto il primer e tutto, però avendo in estate un allora, io di norma ho la base, ho il viso secco, la pelle è secca, in alcuni punti è molto grassa, però specialmente in estate inizio ad avere la pelle leggermente più lucida. Quindi cosa faccio? Se ho un'esigenza proprio, che ho veramente bisogno che la mia pelle me lo richiama, metto il primer, ma se non vedo che non c'è bisogno, quello poi dovete conoscere voi la vostra pelle, automaticamente vi viene più facile, ma che profumo, vi viene più facile diciamo fare una base. Ovviamente ricordatevi sempre, sto cercando con gli occhi le salviettine, ovviamente è la sedia, ovviamente ricordatevi sempre che bisogna fare una detersione, una buona detersione. Quello in caso, se voi volete il video, vi faremo la detersione dalle Angels, oppure
La pulizia del viso delle Angels, no? Se è una cosa che vi potrebbe piacere. Perché tutto dipende, oltre alla tipologia di pelle che voi avete, dipende anche dalla detersione che voi fate. Perché la skincare è molto molto importante, cosa che prima io non facevo assolutamente. Queste sono cose che ho imparato strada facendo, nel senso tramite i video e tutto, ed è una cosa molto molto utile. Allora, come fondotinta io ho scelto il Face and Body di MAC. Perché ho scelto questo? Perché sinceramente è il fondotinta più leggero che io posseggo, nel senso che è aperto. No, che posseggo perché c'ho anche quello di Charlotte Tilbury, però siccome non ho avuto delle occasioni per uscire, automaticamente non apro un fondotinta per passatempo, ma lo apro se mi serve effettivamente. Certo, è fuori uscito tutto. Aspettate un minuto che pulisco la mia palette dove mettere. Vabbè, già è uscito tutto di fuori, va bene. Cioè, guardate, è uscito tutto. Allora, sinceramente io ne ho bisogno pochino, però sempre un minimo. Sapete, tipo in occasioni particolari, che so, una cena particolare, io di solito metto poco. Che poi basta avere una base un po' più glow. Sapete, quelle cose che dicono wow, ma che bella pelle che hai, e poi avete quattro strati di fondotinta. Non mi piace. Perché poi alcune persone hanno il vizio di prendere due o tre tonalità in più del colorito che hanno in realtà. A loro sembra che non si noti, però si nota perché lo fate notare tramite le orecchie, lo fate notare tramite il collo, perché adesso sono tutte scollate, tutte belle, con l'esposizione di tutto, cioè un pochettino di ritegno. Ragazzi, i peli sotto le ascelle. Perché alcune persone ancora hanno i peli sotto le ascelle. Non mi dite che è una cosa normale, perché non ci credo. Scusatemi, ma io non ci credo. Io, anche i miei figli che sono dei maschietti, si fanno i peli sotto le ascelle, assolutamente se li fanno, ma proprio in una maniera assoluta. Vedete i miei capelli fucsia? Li devo sistemare, ovviamente. Dice, ma ti è preso benissimo il colore, certo, tutta questa parte era tutta bianca, perché io ho i capelli bianchi. Già dall'età di 18 anni io avevo i capelli bianchi. Quindi è una cosa che mio padre ce l'ha anche, Carmelo, che ha 22 anni, inizia ad avere un po' i capelli bianchi. Non è il fatto di invecchiare, ma è il fatto di genetica. Ecco, non so se si vede già una base molto molto bella. Guardate, molto 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 bella. Mi strapiace tantissimo questa base. Perché il Face and Body è un fondotinta leggero, ma che ti uniforma l'incarnato, ed è una cosa che mi piace. Ovviamente non dimenticate il collo, io non faccio le orecchie perché non le ho mai fatte e non mi piacciono. Poi soprattutto io copro sempre tramite i capelli, adesso li ho alzati perché sto facendo il make-up. Poi invece di mettere subito, aspettate che tolgo una cosa qua. Invece di mettere subito la cipria, ho intenzione di mettere il blush. E come blush, ovviamente, voglio qualcosa di luminoso, perché questa è una base estiva e deve essere abbastanza luminoso. E quindi metterò questo qui di Wet n Wild. Anzi, devo andare da acquasapone per vedere se è arrivata la
l'edizione limitata che doveva arrivare in questo periodo, metto questo qui perché è un colore abbastanza naturale. Questo è lo specchietto che poi vedete in un video dove l'ho acquistato. Vedete? Deve essere una cosa abbastanza naturale. Molto spesso vedo anche nei video di altre ragazze, dice: ah, metti troppo blush, metti troppo quello, metti troppo quell'altro. Avendo le luci spare frisciate sul viso, se noi mettiamo un velo di blush o un velo di illuminante e tutto, voi non vedete niente perché ci sono le luci che enfatizzano proprio il viso e tutto. Perché molte persone mettono questi commenti, ma si tratta soltanto del fatto che senza l'effetto della luce voi non vedete niente, solo quello. Allora, per il contouring andrò a farlo con questa qui di Essence. Farò un contouring abbastanza leggero perché, essendo anche estate, dobbiamo anche stare attenti a non fare una cosa troppo Maronna mia. Io faccio dei movimenti leggeri leggeri per poi ruotare. Faccio con il pennello questo qua, così. E poi prendo il pennello quello più grosso e sfumo, perché essendo un pochettino a punta, non so se si vede, un pochettino a punta, riesco a modellare il viso. E poi con un pennello abbastanza no, abbastanza grosso, che sarebbe quello che utilizzavo prima, cerco di sfumare, ma roteando il pennello. Da me non come si dice, non vedete troppo scavature e tutto, perché essendo non pratica di queste cose, preferisco essere più leggera possibile. Li utilizzo così perché mi viene facilitata la cosa. Allora, metterò un pochettino di cipria, utilizzo questa qui della Elf che sta per finire, soltanto per togliere un pochettino di polverosità, perché il mio viso già è un pochettino, non è che io ho la pelle oleosa, avendola secca, però in alcuni punti, se non metto la cipria, mi sento proprio la pelle appiccicosa, anche perché la crema è un pochettino appiccicosa. Infatti per questo io non metto il primer. Poi prendo sempre il pennello così piccolino e vado a spargere tutta la polvere, così dando tipo pennellate, proprio per far sì che il fondotinta rimane per com'è, senza dare le pennellate, diciamo, più grosse. Poi andiamo con spruzzare lo spray fissante per questa base. Mucho mucho bello. Prendo un po' il ventaglio, tolgo l'eccesso che ho sul viso e poi prendo l'illuminante di poco fa che vi ho detto, questo qui con il cuoricino. Prendo l'illuminante e lo metto nelle mie sporgenze, quindi qui, vedete, il naso, sotto l'arcata, vedete, questo è quando non volete fare qualcosa di troppo evidente sugli occhi e tutto.
e nell'arca di Cochina. Lo mettete qua nella sporgenza perché così vi illumina questa parte ed è una cosa eccezionale. Ovviamente mascara non deve mai mancare, ma mai mai mai. Adesso tolgo l'eccesso che ho di balsamo labbra e la cosa che andrò a fare, di solito avrei messo un rossetto, un qualcosa di particolare, ma essendo che siamo in un periodo dove dobbiamo utilizzare la mascherina, siamo in un periodo dove dobbiamo utilizzare la mascherina. Io sinceramente preferisco portarmi in giro un balsamo labbra per far sì che posso metterlo e poi toglierlo quando metto la mascherina. Questo è il tatuaggio che mi vedete nelle labbra, considerate che è già un paio d'anni che io ho questo tatuaggio, ma essendo che chi me l'ha fatto, nel senso andando con gli anni, chi me l'ha fatto ha alzato leggermente, leggermente facciamo, ha alzato un pochettino l'arco di Cupido e tutto il resto, quindi lo sto modificando e devo aspettare che guarisce perché abbiamo fatto delle modifiche. L'unica cosa che faccio è mettere un balsamo labbra e io adesso metterò questo qui di Huda Beauty, che è il Dirty True Gaze, quello lilla. Questo qui con i brillantini, molto molto bello. Avendo il tatuaggio ho le labbra molto pigmentate, quindi non ho bisogno di mettere un rossetto o altro. E questa è la mia base estiva. La mia, sto sporcando. Questa è la mia proposta della base estiva. Adesso mi avvicino proprio per farvi vedere come è in realtà, non so se si vede proprio. Questa è la mia base. Niente sugli occhi, una base abbastanza leggera, ma che dà un tono anche al viso. Mi metto più lontano anche per farvi vedere come si vede. A me piace, piace perché ti dà quell'effetto di pelle uniforme. E poi mi piace perché ti dà tipo le guanciotte, il fatto di essere tipo guanciotte sane, perché se io mettevo tipo un fucsia, cioè si notava troppo. Dovete anche sistemare il blush, l'illuminante, in base anche alla tonalità della vostra pelle. Non mettete dei fucsia accesi se avete un tono spento per adesso come è il mio. E quindi questa è la mia proposta. Ditemi ovviamente cosa ne pensate. Io sono di una curiosità che non vi dico. Voglio vedere cosa hanno fatto le altre due, veramente, perché loro scogitano sempre qualche cosa. Qui non possono come si dice? Non possono mettere niente perché le cose sono quelle. Ditemi cosa ne pensate della mia base estiva, se fate la stessa cosa anche voi, se mettete la protezione, vi raccomando, mettete la protezione che è una cosa buona e giusta. Questa è la mia base, ditemi cosa ne pensate. Vi aspetto tutti nei commenti perché veramente voglio il clou veramente. E niente, per quanto riguarda questo video è tutto. Andiamo adesso insieme a vedere i video delle altre due Angels, quindi il video di Betty e il video di Fabiana, e vediamo cosa vi hanno proposto loro. Vediamo la loro base estiva. Sono molto 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 ma molto curiosa. Per quanto riguarda le Makeup Angels, noi ci vediamo martedì. Per quanto riguarda Stefania, non lo so, credo venerdì, giovedì o venerdì. Sto mettendo due video a settimana perché vi sto dando la possibilità di vederli bene. Bene. Adesso veramente vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!